Il campionato di Serie 2 femminile regala grandi emozioni, prime volte stagionali, tante vittorie esterne e sorpassi in classifica. L'anticipo del sabato sera, per la prima volta in diretta su Rai Sport più HD, viene vinto dalle ragazze dell'Acque Sapone Roma Volley Club, che al San Luigi di Busto Arsizio piegano in 3-7 la futura Volley Giovani e consolidano la testa del girone Ovest con 25 punti. Combattutissimo il primo set, nel quale le cocche di Matteo Lucchini hanno i rimpianti di non essere riuscite a concretizzare tre palle set per portarsi davanti, mentre le Wolves di Luca Cristofani sono brave a non mollare mai e a vincere i successivi parziali in discesa, trascinate dalla giovane Guiducci in cabina di regia e da Alessia Ciprete, MVP della sfida. Domenica, l'Eurospin Ford Sara Pinerolo risponde al successo di Roma superando in trasferta il Club Italia Crai e mantenendo la seconda posizione a 5 punti dal primato delle Capitoline, ma con una partita in meno. Nonostante i muri di Graziani e Nuacalor, ben 11-2, le azzurrine sbagliano troppo in attacco, consentendo all'avversaria di alzare immediatamente la testa dopo il 26-28 del primo set e di sigillare la vittoria con il guizzo da 19 pari a 21-24 nel quarto. Top scorer del match, il martello piemontese Valentina Zago, con 20 punti. Sale anche la LPM Banca Alpi Marittime Mondovì, al secondo successo consecutivo dopo quello di Roma. Al Pala Bellina di Marsala, le Pumine battono per 3-0 la Sige, al terzo impegno in una settimana, e si portano a quota 18 punti. L'affermazione delle monregalesi di Davide Delmati è cristallina e sfrutta i passaggi a vuoto delle padrone di casa, che non riescono a concretizzare i vantaggi costruiti nelle fasi iniziali di secondo e terzo set. Hardeman fatica a mettere palla a terra e allora ci pensano Tanase e Taborelli a scardinare il muro difeso di casa. A 18 punti c'è anche la Green Warrior Sassuolo, che offre una prova senza sbavature contro la Giovilla Germea Olbia, sconfitta in 3 set. Le neroverdi di Enrico Barbolini lavorano bene in tutti i fondamentali, difendendo molto e contrattaccando con Antropova e Dimitriadi. Le sarde di Emiliano Gialdomenico nel terzo set tentano di allungare la contesa, portandosi sul più 4, ma il ritorno delle padrone di casa è inarrestabile e alla terza palla match chiude Taillé in primo tempo. Nella partita più lunga del weekend, l'ex Cermontale festeggia il primo successo stagionale. Le Nero Fucsia di Ivan Tamburello si prendono la rivincita sul Barrica alla Custorino, che aveva vinto in Emilia martedì scorso, violando il Pala Gianni Asti per 2-3. Avanti di 2 set, le ospiti subiscono il ritorno delle Cussine e perdono per infortunio nel quarto set Botarelli. Eppure Martina Brina e compagne, strepitosa quest'ultima con 30 punti all'attivo, recuperano dal 9-7 al 12-14. Il muro di Sainz pareggia conti, ma ci pensa Rubini e il muro di Pinali su Vokci a regalare all'Exacer la prima vittoria. Nel girone est, il cuore di Mamma Cutrofiano approfitta del turno di riposo della Megabox Vallefoglia per avvicinarsi sensibilmente alla vetta. Le salentine di Antonio Carratù si impongono in 3-7 sul campo della CDA Talmassons, che per la prima volta si presentava senza la russa Smirnova, e salgono a quota 25, a un solo punto di distanza dalle pesaresi. Il successo in Friuli è netto e giunge in 3-7, grazie a una prestazione offensiva di squadra di alto livello, 46% complessivo di realizzazione, in cui spiccano i 18 punti della cubana Castaneda Simon e i 18 di Quarchio. La Omax San Giovanni in Marignano batte per 3-1 il Volley Soverato e lo aggancia al terzo posto in graduatoria a 21 punti, equilibrati il primo e il terzo parziale, finiti da un lato e dall'altro. Nella terza vittoria consecutiva delle zie, decisivo il contributo di Fiore, autrice di 25 punti con il 44% di rendimento offensivo, e le tante palle toccate a muro da Sara Ceroni, MVP della sfida. Vince e rimonta l'Itas Cittafiera Martignacco, che perde il primo set in casa contro le sorelle Ramonda IPAG Montecchio e poi si aggiudica i successivi tre. Nella prima uscita con il nuovo assetto con Smirnova al posto di Dapic, le ragazze di Marco Gazzotti impiegano qualche minuto prima di ingranare, ma poi ottengono un'intera posta in palio proprio con l'opposta russa capace di infilare 20 punti. Le vicentine di Alessio Simone non riescono a stare incollate nel punteggio e soccombono nonostante una buona prova. Rinviata invece a data da destinarsi, la partita tra l'Olimpia Todora Ravenna e la CBF Balducci Elvia Recina Macerata. Sì, ho fatto un po' fatica a entrare, a prendere ritmo in attacco, comunque il primo set ha attaccato pochi palloni, secondo me abbiamo studiato molto bene tatticamente la partita perché siamo riusciti a sfruttare molto bene il gioco con i centrali, quindi per questo all'inizio soprattutto ero un po' meno servita, ho fatto un pochino fatica in quello, però poi piano piano sono entrata e alla fine anch'io in partita e poi è andata bene.